Se non l'hai ancora fatto, dopo questo esercizio, prova a mettere le mani sulla tastiera senza guardarla. Come tu già sai, devi mettere i polpastrelli dei diti indici sui tasti F e I lunga, e poi il resto delle dita senza dimenticare I pollici. Quindi, controlla che ogni dito sia a posto e alza lo sguardo per vedere solo la tastiera sullo schermo che indica I tasti da premere. Stai imparando a scrivere a tastiera ceca, cioè trovi e premi I tasti grazie al senso del tatto, che è più veloce del senso della vista e con un po' di allenamento sarà molto più veloce. Questo è l'ultimo esercizio dedicato alla riga di base. In quello successivo comincerai ad imparare la riga superiore della tastiera QWERTY. Registrarsi è molto semplice e presenta molti vantaggi che vedremo di seguito. Inoltre, è totalmente gratuito. Per chi non si è ancora iscritto, basta digitare interdidactica.com. Fare clic sulla bandiera italiana. Premere su corso di dattilografia. Clicca su alunni. Clicca su registrazione gratuita. E viene visualizzato il modulo di registrazione. Non è necessario fornire il tuo nome e cognome. Nella classifica della velocità compariranno solo le tue iniziali se metti il tuo nome e se non lo metti apparirai come anonimo anonima. Se vuoi puoi scegliere un emoji che ti rappresenti o semplicemente che ti piaccia. Le altre informazioni sono obbligatorie. Un nome di utente di 8 caratteri. Una password che devi inserire 2 volte e che puoi verificare di averla digitato correttamente spuntando il pulsante Mostrare. L'email deve anche essere digitata 2 volte per assicurarsi che non ci siano errori. La casella della tastiera corrisponde alla bandiera che hai scelto prima. Apparirai con essa nella classifica di velocità. Posizionando il puntatore del mouse sulla riga dell'ultima casella, vengono visualizzate le condizioni d'uso e l'informativa sulla privacy. Leggile attentamente e se sei d'accordo spunta nella loro casella e premi il pulsante Voglio iscrivermi gratuitamente. Se c'è qualcosa che non va, il pulsante non funziona, correggilo e premi di nuovo Voglio iscrivermi gratuitamente. Per iniziare il corso devi aprire la tua posta elettronica e confermare la tua iscrizione cliccando sul link che troverai nel messaggio automatico che avrai ricevuto. Controlla I messaggi nella posta in arrivo, spam e cestino. Una volta completato il processo, puoi iniziare il corso. Per iniziare il corso per la prima volta o riprenderlo
inserciones successive, es suficiente inserir el nombre de utente en la password y clicar sul pulsante Accedi. Una volta sul corso si accede a la lezione. Dopo aver letto il testo e visto il video, devi fare l'esercizio. Se non sei registrato, fai il corso come ospite. Quindi, quando clicchi sul pulsante Dati, apparirà un messaggio che ti consiglierà di registrarti per poter accedere a tutte le informazioni che vedrai di seguito. Se sei registrato, quando fai clic sul pulsante Dati, viene visualizzata una barra verticale di pulsanti e il modulo di registrazione per modificare oppure aggiungere dati. Ad esempio, se hai bisogno di generare un documento con i risultati dei tuoi esercizi, puoi aggiungere il tuo nome e cognome in modo che appaiano su di esso e poi cancellarli. Il pulsante Risultati visualizza un elenco in ordine cronologico degli esercizi che hai svolto e dei punteggi che hai ottenuto. Hai un pulsante dedicato per stampare, salvare o inviare. Premendo il pulsante Evoluzione puoi vedere un grafico dei tuoi punteggi durante tutto il corso. Cliccando sul pulsante denominato Tasti viene visualizzata una tastiera in cui svaniscono i tasti sui quali hai commesso degli errori. Più errori, più sfumato diventa un tasto. Premi il pulsante Segni per visualizzare un grafico a colonne in cui sono rappresentati proporzionalmente i segni in cui si commettono più errori. Se clicchi sul pulsante Obiettivi, vedrai due tabelle. La prima tabella contiene gli obiettivi prefissati ed i punteggi massimi e medi che hai raggiunto. La seconda tabella conta gli esercizi, superati e non superati, in base al numero di tentativi effettuati. Per rimanere al corrente su aggiornamenti e miglioramenti del corso, premi il pulsante Novità. Con molta attenzione, poiché non è possibile tornare indietro, utilizza il pulsante Cancellare se desideri eliminare tutti i risultati dei tuoi esercizi, per ricominciare il corso da capo o per fare scomparire tutti i tuoi dati e tutti i risultati dei tuoi esercizi. Se hai bisogno di più aiuto, ad esempio per salvare, stampare o inviare i risultati dei tuoi esercizi, c'è un'opzione per questo nella barra dei pulsanti nella parte inferiore dello schermo. Questa è una video lezione del corso di dattilografia di interdidattica.com. Puoi registrarti gratuitamente per salvare i risultati dei tuoi esercizi oppure lo puoi seguire a modo tuo. È disponibile in altre lingue e per diverse tastiere. Se lo stai guardando su YouTube, nella descrizione ci sono i link per iscriverti, per cominciare il corso e per fare questo esercizio. E puoi anche iscriverti al canale, mettere mi piace e lasciare le tue domande e commenti.